Si fermano almeno per il momento le ruspe sulla statale Sette Terre che dovevano sradicare gli ulivi per far posto ad una rotatoria. È il risultato dell'incontro tenutosi ieri in provincia di Lecce tra il sindaco di Trepuzio, Ronzo Valzano, e i funzionari di Palazzo dei Celestini. Il primo cittadino trepuzzino ha chiesto e ottenuto lo stop dei lavori, iniziati senza una previa comunicazione ufficiale di avvio. Il progetto prevedeva l'espianto e la distruzione di 210 ulivi, tra i quali alcuni secolari, per permettere la costruzione di un rondò e mettere in sicurezza una zona molto spesso teatro di incidenti mortali. Nonostante il divieto categorico di reimpianto, come ricorda il presidente della provincia Antonio Gabellone, sia imposto dall'Europa per combattere la xylella, grazie all'intervento del sindaco Valzano adesso si cercano delle soluzioni per riposizionare gli alberi ed evitare l'ennesima perdita del patrimonio naturale salentino. Intanto ieri a Montecitorio alcuni parlamentari salentini hanno avanzato mozioni a sostegno degli ulivi e degli olivicoltori locali. Per Forza Italia ci ha pensato Rocco Palese, che alla Camera ha chiesto provvedimenti governativi concreti per combattere il batterio killer. Sempre alla Camera, i democratici Colomba Mongello e Salvatore Capone hanno presentato una seconda mozione per sostenere le imprese salentine colpite dalla xylella e rilanciare il piano nazionale olivicolo.